il vero innovatore, dopo la parentesi della tirannide dei pisistratidi, fu Clistene, già arconte nel 525-524. Dopo la cacciata del tiranno Ippia, figlio di Pisistrato, ad Atene si aprì un dibattito tra Clistene, sostenitore di una riforma delle istituzioni in senso democratico, e Isagora, sostenitore di una riforma oligarchica. Clistene ebbe la meglio. Nasceva la prima democrazia della storia. Ma perché il suo intervento fu così innovatore? Clistene divise geograficamente il territorio della regione dell'Attica in tre vaste zone: area urbana, entroterra e fascia costiera. A ogni ambiente corrispondeva una diversa attività economica o di produzione, a seconda anche delle risorse di cui disponeva il territorio. Questo stesso territorio fu trasversalmente diviso in 10 tribù, formate ognuna da una parte di area urbana, una di entroterra e una di fascia costiera. Le tre sezioni geografiche all'interno delle tribù si chiamarono trittie, quindi 30 trittie raggruppate in 10 tribù. Il senso della divisione era questo: se in una tribù erano mescolate sia la città, sia la campagna, sia la costa, si limitava la contrapposizione tra gli interessi delle varie attività economiche praticate sui territori. Inoltre, la tribù aveva così un fondamento geografico, non più basato sulla nobiltà o sul legame di sangue dei componenti, e questo avrebbe limitato le eventuali spinte aristocratiche.